Amici e amiche del Nerd, bentornati. Io sono Alessio, il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Oggi, come sempre, in pochi minuti parleremo un po' di scienza e del grandioso, meraviglioso mondo dei dinosauri. 42. Quando parliamo di dinosauri, ovviamente la passione è sfrenata, perché non solo da quando è nato Jurassic Park, ben 28 anni fa, ma insomma, chi è che non è appassionato dei dinosauri? Forse è stata la prima grande passione per noi nerd. Perché insomma, questi grandi mostri viaggianti nel nostro pianeta Terra, così colmi di mistero anche per quanto riguarda la loro fine, hanno sempre appassionato nerd e non solo. Ovviamente oggi parliamo di una notizia fresca fresca dal mondo della paleontologia, di una nuova classificazione per quanto riguarda i dinosauri. Sapete che la grandezza dei dinosauri è ovviamente il focus di quello che ha scaturito l'azione verso questi animali così straordinari. È stata trovata in Australia una nuova colossale specie di dinosauro erbivoro, il più grande esemplare mai scoperto localmente e uno dei più grandi al mondo. I paleontologi australiani si sono azzardati nel definire il dinosauro più grande di sempre. Stando alle dimensioni dei fossili, la creatura infatti doveva essere alta dai 5 ai 6 metri e mezzo, per una lunghezza che spaziava dai 25 ai 30 metri. Un titanosauro, perché ha calcato appunto la Terra durante il Cretaceo circa 92-96 milioni di anni fa. Il rinvenimento delle ossa non è di per sé recente, e allora il primo ritrovamento risale al 2007 per mano di alcuni ricercatori amatoriali, che sono gli scienziati del Museo di Storia Naturale di Eromanga e del Queensland Museum, che sono riusciti appunto a classificare la creatura solamente di recente. Proprio le dimensioni di questa creatura hanno rallentato le già complesse analisi di rito, perché immaginate la ricerca e soprattutto gli scavi di una creatura così enorme, la classificazione, la messa in posta dagli scavi al luogo determinato per gli studi, quindi il museo, trasferirne tutte le singole parti, una delle operazioni più delicate per quanto riguarda il mondo dei fossili e della paleontologia. Senza contare che poi queste parti erano conservate in musei che potevano essere distanti tra loro anche migliaia di chilometri. Quindi per venire a capo della situazione, gli studiosi hanno dovuto effettuare delle scansioni 3D dei fossili, quindi compararli meticolosamente con tutte le specie di titanosauro che mostravano tratti affini ai giganteschi reperti. È venuto fuori che le ossa ricordavano quelle di tre diversi sauropodi nella zona, tutti simili al famoso brachiosauro. Tuttavia, nessun esemplare sembrava rispecchiare con precisione la creatura che è stata classificata come Australotitan cooperinsis, meglio nota come Cooper. Quindi, come sempre, il mondo della paleontologia ci può donare delle meravigliose scoperte e nuove ricerche per quanto riguarda la nascita del nostro pianeta Terra. Il mondo dei dinosauri lo affronteremo ancora più avanti e scopriremo anche altre caratteristiche sempre nei nostri video su YouTube. Quindi, se vi è piaciuto questo approfondimento, fate un like come sempre, commentate, voglio leggere qualche commento sotto il nostro video, e se non vi è piaciuto fate anche un dislike. Da Alessio, Eureka, in pochi minuti un grande saluto e ovviamente alla prossima puntata. Ciao ragazzi!